Ah, ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale di Umberto Miletto. Oggi parliamo dei benefici della doccia fredda. Alcuni di voi mi hanno chiesto proprio di parlare di questo argomento. Allora, secondo me, dietro il mito della doccia fredda ci sono tantissime dicerie, no? Anche, ho letto tempo addietro anche dei libri in cui c'erano proprio delle filosofie quasi di vita in cui andarsi a fare sempre la doccia fredda, andando a mostrare quasi come che la doccia fredda fosse miracolosa. Io personalmente adoro la doccia calda, anche d'estate mi faccio la doccia calda, però ci può essere delle fasi in cui più che fare la doccia totalmente fredda, secondo me quello che si può fare è andare a fare dei cicli di doccia calda, doccia fredda. Questo secondo me è una cosa più fattibile e anche più gestibile, perché doccia fredda è secondo me un grande mito, no? Nel senso, ha sì dei vantaggi, però no, è un po' come qualsiasi frutto che mangiamo, ah, mangia il limone perché certo il limone è ricco di vitamina C, ha dei benefici, ma così tutti i frutti, tutte le verdure, quindi se fate l'acqua calda ha i suoi benefici, se fate la doccia fredda ha i suoi benefici, ma secondo me come sempre la cosa giusta sta in un equilibrio, quindi non farla bollente, non farla gelata, farla a una temperatura giusta e anche piacevole, perché già dopo un allenamento tanti utilizziamo questo momento di doccia come momento di relax, un momento piacevole. Ovviamente una doccia fredda non è tanto rilassante, soprattutto all'inizio, perché è comunque un bel colpo, no? Però se dobbiamo parlare dei benefici, ci sono dei benefici. Io generalmente quando utilizzo questi cicli di acqua calda e acqua fredda, quello che posso notare è che generalmente ho anche letto, perché comunque andando un po' a spulciare in giro sui vari benefici, alcuni non li ho mai proprio verificati, altri invece li ho verificati e li ho anche consigliati ai miei allievi. Sicuramente lo scopo tante volte viene utilizzata per ridurre le infiammazioni. Si è visto che questi cicli di doccia calda e doccia fredda vanno bene per ridurre gli stati infiammatori e possono essere utili per recuperare come forma anche rigenerativa per la nostra muscolatura. Quindi questo secondo me è un gran bel vantaggio di questi minuti di doccia fredda che possiamo andare a fare. Stimola la circolazione, secondo me più che fare solo la doccia fredda stimola di più la circolazione, fare proprio i cicli di acqua calda e acqua fredda. Questo è molto molto interessante e funziona. Stimola il metabolismo, alcuni dicono che stimola il metabolismo, ma questo è ovvio che stimola il metabolismo, ma stimola il metabolismo anche se mettete a leggere il giornale in costume da bagno in inverno a 0 gradi, perché ovviamente c'è una questione di termoregolazione e quindi ovviamente andando a fare una doccia fredda dovete gestire quest'acqua molto fredda, il vostro corpo spende energie per tenere comunque la vostra temperatura corporea sempre intorno ai 36-37 gradi. Questo va da sé, ma stessa cosa se mettete sul balcone a leggere il giornale d'inverno, state tranquilli che quello è uno dei migliori metodi per andare a dimagrire e stimolare il metabolismo, però non è così piacevole, quindi non va per la maggiore. Migliora il sonno, ho letto che comunque la doccia fredda, io questo non l'ho mai, dormo bene, quindi questo non l'ho mai potuto verificare, comunque dormo bene sia se la faccio bollente sia se la faccio con il ciclo di acqua calda e acqua fredda. Altre cose che ho letto che mi ero appuntato, aumenta il testosterone, questo sinceramente non lo so, non so se è un mito o se è veramente sempre per questo meccanismo di termoregolazione, stimola la concentrazione, boh, anche questo personalmente io non l'ho mai verificato. Quindi questi sono secondo me i benefici che vi posso raccontare personalmente di quello che ho provato sulla doccia fredda. E ripeto, io generalmente non faccio la doccia fredda tutta la doccia perché preferisco, come vi ho detto, mi piace la doccia, è un momento di relax e quindi di sollievo, e quindi se proprio faccio i cicli acqua calda, acqua fredda, lo potete fare questo ciclo, magari un minuto di acqua fredda, un minuto di acqua calda, e lo potete ripetere per un tot di volte, anche 5-6 volte che può andare benissimo. Però se amate
fare la doccia fredda ci può stare, no? Se andate nelle terme, tante volte ci sono proprio le vasche di reazione, passate d'acqua calda alla vasca gelata, quindi questo perché ci sono visti che ci sono dei giovamenti da un punto di vista di circolazione sanguigna, però ovviamente dovete sempre essere in salute, di non soffrire di problematiche cardiache e niente, questo è il consiglio che vi posso dare sulla mitica doccia fredda. Questi consigli magari mettetemi la vostra esperienza qua sotto nei commenti, sarà un piacere andarla a leggere e grazie per l'attenzione, spolliciate, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Un salutone, ciao!